L'operazione Doppio Zero trae le sue origini nell'agosto 2020 in agro di San Marco in Lamis, dove la Guardia di Finanza ha potuto mettere sotto osservazione una maxi piantagione di marijuana di 5.100 piante e ricostruire così la mappa e la filiera dello spaccio di sostanze stupefacenti a San Nicandro Garganico. Una maxi operazione che ha portato alle 17 ordinanze di custodia cautelare, di cui 15 in carcere e 2 domiciliari. In questo caso siamo stati anche in qualche modo ostinati a cercare anche i profitti. Durante le attività abbiamo infatti trovato diverse centinaia di migliaia di euro. L'obiettivo principale del corpo, in ogni sua sfaccettatura, in ogni sua attività, è quella di togliere alla criminalità risorse essenziali per continuare a produrre illeciti, a produrre altro denaro da riciclare, magari anche nell'attività legale, perché quello che poi la criminalità, su cui almeno una criminalità intelligente punta, è quella di inserirsi nell'economia legale e quindi mimetizzarsi al meglio. Comandante, sempre più giovani, anche minorenni, protagonisti di questi Purtroppo sì, questa indagine ha evidenziato una alta percentuale di ragazzi, anche minorenni, assuntori di sostanza stupefacente. Uno di questi addirittura veniva utilizzato sempre minorenne come assaggiatore dell'hash. È un fenomeno sicuramente preoccupante, anche perché le intercettazioni hanno potuto evidenziare episodi in cui gli stessi assuntori davano informazione, contezza del fatto che gli stupefacenti fossero mischiati anche altre sostanze o farmaci assolutamente dannosi.